organizzazione di questa bella manifestazione di cui adesso andremo a effettuare la presentazione. Prima di tutto lasciatemi naturalmente salutare tutti i presenti e a nome del sindaco dottor Mario Lagricina, che mi ha delegato a questa presentazione della manifestazione della Fiera di Sant'Abbondio e che naturalmente salutiamo caramente. In particolare però lasciatemi ringraziare della loro presenza, in particolare naturalmente Don Messaggi, che a titolo di Monsignor Vescovo e di tutta la diocesi, la rappresentanza, il dottor Giuseppe De Angelis, questore di Como, il vicequestore dottor Marina Di Donato, ringrazio il sottosegretario Regione Lombardia Fabrizio. Ringraziamo il comandante dei vigili dottor Donatello Ghezzo, arrivato il presidente di Coldiretti dottor Fortunato Trezzi, tutti coloro che hanno organizzato e che partecipano, appunto a partire dal professor Ghioldi che mi ha preceduto in questa presentazione, in questa bella manifestazione. Ringraziamo anche la dottoressa Marcella Battaglia, neocomandante dei Vigili del Fuoco qui a Como e che ci fa compagnia questo pomeriggio. Iniziamo quindi oggi un programma intenso di manifestazioni, di una festa cara ai comaschi che coniuga, a mio avviso, nel modo migliore gli aspetti religiosi con quelli un pochino più laici. E questa è la festa della città, che discende da una tradizione lunga secoli, una tradizione che si ripete, che ritorna continuamente, che si rinnova continuamente. Perché? Perché vive nelle persone che la animano. E appunto mi piace qui ricordare le persone che ci stanno intorno e che hanno organizzato e che ci aiutano a organizzare tutti questi giorni di festa e di ricordarli per nome. Naturalmente non riuscirò a elencarli tutti perché sono veramente numerosissimi e poi avrete l'occasione di incontrarli e soprattutto di incontrare la loro cortesia. Ma mi piace ricordare almeno alcuni di questi nomi. Ricordo Fausto, Roberto, Cristiana, Andrea, Greta, Chiara, Anna Maria, Angela, Imelda, Luca, Alessio, Nuccio, Emanuele, Cristian, Mattia, Stefano, Chiara, Salvatore, Giordana, Chiara, Paolo, Massimiliano, Alessandro, Franco, Sergio, Cristina, Giusi, Pamela, Emanuela e chissà quanti ancora che non sono riuscito a nominare, ma che naturalmente sono qui con noi e soprattutto saranno qui con voi nei prossimi giorni. È un tempo prezioso e in questo tempo prezioso che potremo passare insieme avremo appunto l'opportunità di accostarci ai sapori comaschi, il ricco patrimonio agroalimentare del nostro territorio. È la Como genuina, la Como dei tempi passati che si riflette nella Como volitiva di oggi con la volontà appunto della città, dei comaschi tutti, di confermare il proprio ruolo nel territorio, nella regione e nel paese. Grazie a tutti, passerei la parola all'assessore Gentilini, non l'ho ancora nominata ma naturalmente è la protagonista della serata e adesso prenderà la parola. Nomino e saluto naturalmente anche i cari componenti di giunta, l'assessore Bonduri che è qui con me e tutti i consiglieri comunali che sono qui e che sono qui alle mie spalle e che sono comunque presenti anche tra il pubblico questa sera e che dà il senso della vicinanza di tutta l'amministrazione alla città e viceversa. Grazie. Allora, grazie, prima Liliana, il vice sindaco, adesso l'assessore alla cultura, tutto, Carola Gentilini, per salutare e mi unisco per inaugurare la festa di Sant'Abbondio. Mi unisco ai ringraziamenti che sono numerosi e già citati dal vice sindaco e tutte le istituzioni presenti. La festa di Sant'Abbondio è indubbiamente una festa molto importante per la città e sono onorata di aver potuto collaborare nell'organizzazione.
non sono certo io la protagonista della serata, ma i veri protagonisti sono questa sera l'Associazione dei Cuochi, che delizieranno appunto in questi giorni tutti voi, tutti i partecipanti alla fiera. La fiera, come è stato detto, è un momento di grande tradizione per la città, che si rinnova ma allo stesso tempo mantiene la sua tradizione facendo vivere questo meraviglioso posto vicino alla chiesa di Sant'Abbondio, al complesso di Cosma e Damiano. E come avrete letto, anche quest'anno abbiamo confermato diciamo questa doppia presenza delle attività legate all'evento della fiera, quindi non soltanto qui per onorare questo bellissimo posto, ma parte della fiera si svolgerà anche in città, perché la volontà è proprio quello di far vivere la città appieno di questa manifestazione. E pertanto proprio qui, vicino alla chiesa di Sant'Abbondo, come al solito si svolgerà quella che è la parte dedicata alla ristorazione, quindi nel cuore dei Comaschi, che vi ricordo che sarà appunto dal 27 di agosto al 3 settembre. Quest'anno appunto la parte di ristorazione sarà aperta nelle fasce orarie proprio della ristorazione, quindi dalle 11.30 alle 15.30, e poi riaprirà la sera dalle 18 fino a mezzanotte. E come vi ha già anticipato il professor Ghioldis, abbiamo tenuto moltissimo quest'anno anche a reinserire la pista da ballo, che sappiamo che negli anni è sempre stato un momento anche di grande animazione delle varie serate. E quindi ringraziando anche lo sforzo di tutti coloro che ci hanno aiutato anche nella parte organizzativa dal punto di vista della sicurezza, e anche in primo luogo anche dell'assessore Negretti, siamo riusciti appunto a reintrodurre anche la pista da ballo. Come vi dicevo, poi le attività si svolgeranno non solo qui, ma appunto anche in parte in città. Quindi a partire da sabato poi avremo una parte dove appunto la tradizione si rinnova, quindi una parte di ristorazione nella zona di Largo Miglio, e poi ci saranno due momenti molto importanti che sono anche questi parte della tradizione, che sono appunto la fiera zootecnica e la fattoria didattica, che si svolgeranno rispettivamente la domenica la domenica, e la fiera zootecnica il lunedì, con premiazione come ogni anno, tradizionale premiazione per la fiera zootecnica invece si svolgerà proprio qui a Sant'Abbondio martedì sera alle 20.30. Non mi dilungherei oltre, ringrazio nuovamente tutti per il grandissimo sforzo organizzativo e tutti coloro che in questi giorni lavoreranno veramente in modo molto e con grande passione per far sì che la festa sia veramente una grandissima festa per la città di Como. Grazie. Le parole dell'assessore Gentilini. Vuole dire due parole? Sentiamo adesso il sottosegretario della regione. Buonasera a tutti, e porto saluti del presidente di Regione Lombardia, litigo anch'io col microfono, e soprattutto sono contento e ringrazio per l'invito a questa manifestazione, che è un po' quello che si è detto prima, la tradizione. Guardo Fortunato Trezzi che ho dietro le spalle, perché c'è una parte importante di quello che sta facendo la Regione Lombardia, e che sono i prodotti d'eccellenza dei nostri agricoltori e dei nostri allevatori, che qui mi auguro diano con l'Associazione dei Cuochi la massima espressione di quello che è la Regione Lombardia, di quello che può produrre, che produce il territorio, e il legame anche con la tradizione che fonda le proprie radici nel passato, in cui quando l'economia, quella trainante, era agricola, si ringraziava per il raccolto, e quindi ci si aveva sempre un rispetto, e certe manifestazioni venivano fatte ai piedi dei luoghi che rappresentano la nostra cristianità. Quindi grazie, complimenti comunque vivissimi agli organizzatori, e buona fiera di Sant'Abbondio a tutti. Facciamo il taglio. E adesso il taglio del nastro di questa edizione. Ci manda i suoi saluti, presente qui questa sera con noi, anche il prefetto di Como, il dottor Ignazio Foggia.
taglio del nastro adesso con il vice sindaco. Ci sono gentilini, guardate qui, aspetti a tagliare, vice sindaco, se guardate, ci guardate prima di tagliare, così, grazie. 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 Allora, l'associazione che ci omaggia di Ivo, che possiamo formalmente aperta, prendere direttamente sul palco. Voglio far vedere anche cosa c'è. Prego. Qui abbiamo già visto la pista da ballo, dove ci sarà da ballare in queste sere, dove hanno tenuto il discorso in questo momento le autorità. E qui, ecco, vi volevo anche far vedere la zona ristorazione di Sant'Abbondio, vedete, eccola qua, con tutti i piatti della tradizione, con i cuochi, ecco, potete vedere, questo è il listino prezzi, ovviamente, quindi no carte di credito e bancomat, ecco, ve lo diciamo, così è anche una cosa di servizio per chi viene questi giorni qui a Sant'Abbondio. E questi, allora, sono i tavoli dove i comaschi da questa sera potranno venire a mangiare, a degustare le varie specialità che verranno preparate proprio dai cuochi. Guardate quanti sono aumentati rispetto all'anno scorso, anche perché l'affluenza è da sempre molto molto intensa. Allora, abbiamo sentito le autorità, il taglio del nastro con il vice sindaco Adriano Caldara. Sant'Abbondio quindi 2019 parte ufficialmente, questi sono i cuochi, questi sono i tanti tavoli, queste sono le cucine che sono pronte a sfornare davvero tanti piatti in queste sere. Ecco qua, faccio vedere anche il tendone sotto il quale molti comaschi poi verranno a mangiare. Ripeto, da questa sera e fino a martedì. Eccoli qua, i tavoli pronti, apparecchiati. Un mega tendone qua proprio sotto il complesso di Sant'Abbondio, dove è partita da poco la fiera 2019. Ecco, questo è uno sguardo anche alla cucina, ai cuochi. Guardate quanti sono, pronti ovviamente a lavorare a gran ritmo in questi giorni. Questo è il capo dello chef Cesare Chiassotti. Tutto l'aperitivo, eh! Perché sei una golla, eh! E questi sono i vari volontari che sono pronti appunto a dare un aiuto per questa fiera di Sant'Abbondio 2019. Bene, è tutto, ovviamente buon appetito, se venite qui in questi giorni ce n'è davvero per tutti i gusti, per tutti i tipi, come avete visto qui a Sant'Abbondio. Grazie per averci seguito in questa nostra diretta, un caro saluto e buon pomeriggio da Sant'Abbondio.